Ciao a tutti, io sono Emanuela, benvenuti o bentornati sul mio canale, bentrovati soprattutto perché manco da un secolo, ma nulla di che, insomma, poi magari vi racconterò, però oggi sono tornata, carica perché voglio farvi vedere dei trucchetti, chiamiamoli così, che vi faranno utilizzare anche i prodotti che non vi piacciono molto. Ce ne sono alcuni che effettivamente si fa molta fatica a usarli perché non sono adatti alla nostra pelle, soprattutto se parliamo di prodotti per la base. Però ce ne sono altri di cui magari abbiamo sbagliato il colore oppure che usiamo poco per qualche motivazione in particolare. Io ne ho diversi nei cassetti perché comprando tanti prodotti ce ne sono alcuni che effettivamente non li ricomprerei, però cosa vi dico sempre? Non mi piace tenere i prodotti buttati lì perché comunque li ho comprati, li ho pagati ed è un vero peccato. Non saprei neanche a chi regalarli perché sì, qualcosa do, però non è sempre facile perché tra le mie amiche o comunque tra le persone che conosco non c'è nessuno che adora il make-up, quindi mi è sempre difficile dare prodotti. E allora ho trovato il modo di utilizzarne alcuni e devo dire che è un modo che mi piace, cioè che mi fa usare anche dei prodotti che veramente non ricomprerei neanche sotto tortura. Questo è il look finito, quello che ne è uscito fuori. Spero che vi piaccia e ora vi faccio vedere tutti i passaggi e tutti i trucchetti che ho scovato, ma ho scovato provando più che altro, non perché li ho trovati da qualche parte, facendo le prove e li voglio condividere con voi. Quindi vi lascio al video e ci vediamo alla fine per un saluto. Iniziamo subito facendo la base. Primo prodotto che metto e che consiglio di mettere sempre, soprattutto se avete la pelle misto grassa, è un primer. Il fatto che poi scegliate un fondotinta, una BB cream, un qualunque prodotto da mettere al di sopra che sia opaco, non significa che dovete mettere sotto un primer luminoso oppure un primer idratante. Mettete comunque un primer su cui andate sul sicuro, quindi un primer che vi opacizzi la base, soprattutto nel caso di pelle grassa, perché se tenete il trucco tutto il giorno, come faccio di solito io, nel corso delle ore un po' di lucidità esce sempre fuori, nonostante magari abbiate messo un fondotinta che mantiene una bella base. Quindi primer opacizzante o comunque che vi mantenga a posto la base. Quindi il primer io lo metto solo nella zona T, ok? Nelle zone dove di solito mi lucido. È inutile che vado a stenderlo su tutto il viso perché non ce n'è bisogno. Fatto questo primo passaggio, vado a correggere le occhiaie che, come vedete, si vedono. Quindi vado a scegliere oggi un correttore che è abbastanza coprente, cosa che non amo particolarmente. Devo dire però che questo correttore è super valido. Quindi, come poter utilizzare un correttore che vi piace, però è eccessivamente coprente e quindi avete difficoltà a volte a stenderlo? Utilizzandone pochissimo. Io vado a fare una correzione prima con questo, quindi ne metto poco e dopo vado col correttore luminoso. Questa è una cosa che faccio sempre e che spesso vedo saltare, quindi cioè vedo video dove si va direttamente col correttore chiaro. Ma il problema è che se avete delle occhiaie, soprattutto pronunciate, il correttore chiaro vi metterà in risalto tutto ciò che è scuro.
quindi vi renderà il contorno occhi abbastanza grigio. Ultimamente sto utilizzando queste spugnette piccoline, soprattutto con questi prodotti super coprenti, perché riesco a mettere il prodotto solo dove voglio, quindi a stenderlo bene, a pressarlo nella pelle e a non portarmelo in giro. Cioè, vedete che già ho coperto, ne ho messo davvero poco, però è abbastanza coprente e pastoso, quindi riesco a stenderlo su tutta la parte interessata. I correttori aranciati vanno messi solo sulle parti scure. E in teoria dovremmo stare così per vedere quale sono. Ok, quindi qui. Ok, correttore messo. Quindi il primo step della base, anzi il secondo, visto che il primo è stato il primer, fatto. Spesso scegliamo dei colori, soprattutto su internet, sbagliati. E mi è capitato nell'ultimo anno, soprattutto per i bronzer. Quindi ho sbagliato sia i bronzer in crema che quelli in polvere. Solo che quelli in crema li ho sbagliati, nel senso che di uno in particolare, di cui mi piace moltissimo la formula, ho preso un contour più che bronzer, perché l'unico colore da bronzer è quello più chiaro che poi ho comprato e che uso sempre. Però che faccio? Non lo utilizzo? Sto parlando di quello di Revolution. No, lo utilizzo lo stesso, perché voi sapete che non mi piace lasciare i prodotti a marcire. Ma come lo utilizzo? Ora vi faccio vedere. Questo perché a me non piace il contour, se vi piace invece è il prodotto perfetto. Quindi ne prendo un po', non esagero. E lo vado a mettere dove di solito si fa contour, dove si mette di solito. Avete visto che non ho messo ancora il fondotinta? Cioè, come vedete, è un prodotto che si stende bene, subito, non fa macchia. Insomma, è un bellissimo prodotto low cost. Il problema per me è il colore, quindi lo vado, ho scoperto, cioè forse ho scoperto l'acqua calda, no, però ho provato e ho notato che mettendolo sotto al fondotinta o comunque mettendolo prima e poi andando a sfumare ciò che resta sul pennello del fondotinta, riesco ad utilizzarlo, perché non mi dà quell'aspetto un po' cadaverico che danno i contour, che io odio, infatti non lo utilizzo mai, però ce l'ho nel cassetto e cerco di usarlo. Un'altra cosa che vado a fare, che questo fondotinta lo metteremo prima o poi, un'altra cosa che vado a fare prima, in questo caso con i blush super pigmentati, e davanti a me ne ho diversi, è metterlo prima, quindi sotto al fondotinta. Vi faccio questi quattro, vi do questi quattro esempi: questo di Rare Beauty, questo di Revolution, questo di Revolution sempre, questo l'abbiamo provato ultimamente, cioè non è pigmentato di più, e anche questo di Astra. Sono tutti blush in crema, molto molto pigmentati, con cui è un attimo fare macchia, con cui è un attimo non riuscire poi a gestirli. Allora, che cosa ho deciso di fare? Di metterli al di sotto, anche questi per evitare di doverli poi sfumare, sfumare, mettere altri prodotti sopra. Se li mettete al di sotto, passate poi il fondotinta al di sopra, il blush si vede, però poi non dovete andarli a lavorare con altri chili di fondotinta per sfumare il prodotto. Ve lo faccio vedere che faccio prima. Quindi, anche se abbondo e ne metto troppo, non fa niente. Cioè, se sbaglio, pazienza, non devo stare attenta. Quindi questo è già troppo. Ok, prendo un pennello, questo è un duo fibre e sinceramente mi piace molto l'effetto, e vado a sfumarlo. Ho scelto questo di Rare Beauty oggi perché, insomma, si
tornava meglio come colore a come sono vestita. Vedete? Ok, è sfumato, è molto pigmentato. Se ne avessi messo un altro goccino in più sarebbe stato ancora peggio. Quindi così riesco a salvare la situazione senza perdere tempo. È arrivato quindi il momento del fondotinta. Io utilizzo questa mousse perché mi piace tantissimo e perché mi permette di non andare a mettere cipria al di sopra o comunque di metterne pochissimo. Oggi la metterò perché ve ne voglio far vedere una per dirvi una cosa, però comunque di solito io la cipria con questo prodotto la metto soltanto sotto al contorno occhi e un po' nella zona T, quindi è perfetto. Lo vado a prendere con un pennello, sto utilizzando questo, e lo vado a stendere. Vedete? Io l'ho messo dove non avevo nulla e poi con quello che è rimasto sul pennello faccio una passata sul prodotto da contour e sul blush. Vedete la differenza? Qua il brush si vede che ci sono dei prodotti per scolpire al di sotto, però il brush, nonostante si veda, non è così. Ok? Quindi io potenzialmente potrei lasciare il tutto così come lo vedete. Chiaramente ricordatevi sempre di portare il fondotinta sul collo per non avere lo stacco. Quindi per un effetto molto più naturale questo potrebbe essere un trucchetto giusto. Vado a mettere quindi il correttore illuminante se lo trovo sempre. Mentre di quell'aranciato ho messo un correttore davvero coprente. Per il correttore illuminante ne scelgo sempre uno molto leggero. Ne vado a mettere proprio una puntina. Lo stendo con la stessa spugnetta. Quindi anche i bordi del blush in questo caso vengono sfumati dal correttore. Avendo utilizzato un prodotto da contour, anche se in camera sinceramente non si vede molto che è un colore freddo, vado a contrastarlo con un bronzer in polvere caldo. Quindi mi rimarrà questo alone, ok, che però si fonderà con il colore del bronzer. Non resterà una strisciata, cioè niente, il contour proprio non mi piace. Quindi prelevo un po' di bronzer e lo vado a stendere al di sopra per scolpire, ma per dare quell'aria molto più sana e più solare. Soprattutto ora che andiamo incontro alla bella stagione, anche se non sembrerebbe, visto che ancora piove e caldo non ne fa, ma arriverà. Ok, quindi molto più soddisfatta adesso. Un prodotto di cui vi ho parlato più di una volta, che utilizzo poco ma cerco comunque di utilizzarlo, è questo di Fenty, questo fa da esempio per altri. Questo si chiama Shimmer Powder. Ok, quindi non sembrava, ma è troppo. Ve l'ho detto un sacco di volte, sembra un illuminante scuro. Quindi che cosa faccio? Una volta messo il bronzer normale, ne vado a prendere un po', quindi presumo che lo finirò quando avrò 90 anni, ne vado a prelevare un po' e lo vado a mettere
nella parte alta dove poi incontrerà l'illuminante vero e proprio. Quindi non lo utilizzo da solo perché è davvero troppo, ma lo utilizzo al di sopra del bronzer normale, un po', ma proprio un po', ok? Nella parte dove poi incontrerà l'illuminante vero e proprio. E questo è quanto, quindi mi rimarrà sul groppone per altri anni. Sapete che io adoro i blush luminosi. Anni fa mi piacevano quelli opachi, quindi ne ho diversi, ma adesso i blush luminosi sono i miei preferiti. Però quelli opachi ce li ho nei cassetti e ne ho anche comprato alcuni nell'ultimo anno per provarli perché magari mi piaceva tanto il colore, tra cui questo di BH Cosmetics. Ma ne ho anche altri con un colore simile. Li uso comunque, anche se non mi piacciono particolarmente. Ma come li vado a utilizzare? Lo chiudo un attimo. Metto prima l'illuminante. Però vi voglio fare anche vedere come utilizzare un illuminante che non ci piace molto. E ne ho due davanti. Uno è contenuto in questa palettina di Nabla, che è questo. Insomma, era il periodo in cui c'era stata questa moda di glossy qualcosa. Quindi questo fondamentalmente è un gloss che faceva da illuminante. Sì, carino, inizialmente forse mi era anche piaciuto un po', ma giusto un po', perché poi mi sono resa conto che non era proprio il mio genere. Il blush lo utilizzo, mi piace molto, l'illuminante poco. Allora, come lo vado a utilizzare? Innanzitutto lo prelevo col dito, vedete, è praticamente trasparente. Lo vado a mettere dove poi devo mettere l'illuminante e lo porto anche un po' sulle guance. Quindi stendo bene. Non abbiate paura perché non si asciuga in 2 secondi, perciò potete metterle tutte e due tranquillamente, cioè da entrambe le parti tranquillamente. Fatto questo passaggio, prendo un illuminante di quelli proprio classici, normali, sì, carini, ma niente di che. Questo è quello di Revolution, un illuminante cotto, che però sinceramente non è proprio il massimo della vita, peraltro un color champagne normalissimo. Ne vado a prelevare un po' e lo vado a stendere dove ho messo il prodotto di Nabla. Quindi da illuminante ni diventa un bel illuminante effetto specchio, perché si vede molto di più. Quindi questa combinazione, che si può fare con tantissimi illuminanti, è un modo per utilizzare questo prodotto che altrimenti lascerei qua per i secoli a venire, e anche per utilizzare un illuminante carino ma non troppo. Combinati insieme, vedete, danno un bel effetto. Ok, perché ho messo l'illuminante prima? Per rendere luminoso il blush. Quindi per questo l'avevo messo in stand-by. Questo brush che è opaco, lo vado a prelevare, non troppo, e lo vado a stendere, per questo ho portato l'illuminante un po' più giù, lo vado a stendere sull'illuminante. Vedete che subito diventa luminoso. E questo è un modo per utilizzare i blush i blush opachi che non ci piacciono particolarmente, oppure che non ci piacciono più perché adesso ci piacciono quelli luminosi. Facendo così, peraltro, si amalgama tutto, cioè si sfuma tutto per bene. Se qui avete dei pori un pochino più dilatati o vi siete spinte un pochino oltre con il blush, potete sempre riprendere il pennello da cipria, sfumare i bordi, quindi dare un'altra passatina di cipria che levigherà ancora di più i pori, opacizzerà ancora di più, e sfumare i bordi giusto qui.
Ok, niente di che, giusto qualche trucchetto. Con la base credo che abbiamo finito. Oggi non andrò a truccare gli occhi, ma mi limiterò a labbra e occhi, però nel senso di mascara. Quindi mi sono focalizzata sulla base. Però per le labbra vorrei farvi vedere una cosa. Ho dei rossetti opachi perché li ho comprati nel tempo, perché provavo sempre cercando di farmeli piacere. Ce ne sono alcuni che mi piacciono molto, ma mi piacciono soprattutto per il colore. E questo è uno dei casi in cui mi è piaciuto tantissimo il colore. È un rossetto che mi piaceva, cioè che mi piace tantissimo, però dopo qualche ora mi rendo conto che le labbra ne risentono, nonostante io magari metta un balsamo labbra prima di stendere il rossetto. Quindi ho trovato il modo, ma questo insomma niente di che, per utilizzarli invece di tenerli a marcire. Vedrete che colore è, ok? Quindi, cosa vado a fare? Non vado, allora, una matita di questo colore non ce l'ho, vi faccio vedere il colore. Una matita di questo colore non ce l'ho, è comunque lo stesso colore, non mi piace. Una matita più scura non mi piace assolutamente. Ho visto un sacco di volte ultimamente utilizzare queste matite fredde, marroni, con rossetti chiari, con rossetti rosati, con gloss, ma vi assicuro che al di là del momento in cui si fa il video, poi quando il gloss comincia a sparire, vi ritrovate questi contorni marroni che belli non sono. Oppure quando utilizzate un rossetto del genere o un rossetto rosso col contorno marrone e poi comincia ad andare via il rossetto, non fa un bell'effetto. Quindi io consiglio sempre una matita nude o del colore delle labbra o poco poco più scuro, freddo, caldo, questo in base al gusto, oppure nude rosato se i rossetti sono rosati. Col rossetto rosso, a gusto mio, ci va la matita rossa, che può essere magari un pelino più scura del rossetto, questo lo concedo, però la matita rossa col rossetto rosso. Con questo rossetto io vado a mettere una matita nude, ok? Perché non voglio che si vedano i contorni di un altro colore, perché è un colore particolare, quindi questa di Astra è perfetta. Non necessariamente ci voglio le matite da 30-40 euro, perché ci sono queste che sono davvero validissime. Vado a fare il mio contorno e dopo mettiamo il rossetto. Ok, quindi ho contornato le labbra perché comunque anche col gloss lo faccio e vado a stendere il rossetto, che avendo un colore bello pieno, non ha bisogno di moltissime passate. Quindi vedete, è un colore un po' evidenziatore, è come quando mettete il rossetto rosso, cioè sono dei colori forti, però con la matita nude intorno non lo rendete ancora più evidente. Siccome poi questo rossetto, per quanto possa essere bellissimo adesso, fra qualche ora mi tirerà le labbra, allora vado a prendere un gloss, scegliete se trasparente o meno, e lo andate semplicemente a mettere al di sopra e potete utilizzare tutti i rossetti opachi del mondo, anche le tinte. È chiaro che perderanno il loro effetto duro tutto il giorno, però almeno li utilizzerete senza aver buttato i soldi. Come vi dicevo prima, oggi non andremo a truccare gli occhi nel senso di ombretti e matite, ma mi limiterò al mascara. Davanti a me ho diversi mascara, ma vi voglio far vedere uno giusto per esempio, ma prima vi voglio dire una cosa. Ultimamente ho visto che sono tutti impazzite per i primer per le ciglia.
Allora, premesso che il primer per le ciglia l'ho sempre utilizzato, soprattutto quello di L'Oreal, che era della linea Lash Paradise, ora non ricordo precisamente il nome, comunque era quello, mascara bianco, quindi primer bianco, voglio dire, quello classico. Però poi c'è stato un periodo in cui non l'ho usato più, ora era diverso tempo che non lo utilizzavo più perché poi è finito e non l'ho ricomprato. Ero tentata di comprare quello di Diego Dalla Palma oppure quello di Collister, che sono quelli proprio virali. Però ho detto, un primer per le ciglia che costa 30 euro e poi magari neanche mi piace, sinceramente ne faccio volentieri a meno. Mi sono imbattuta nel primer di Essence. Ok, un primer che esiste già da molto, cioè non è uscito adesso. Volume Booster Lash Primer. Sicuramente lo conoscete, sicuramente lo avete utilizzato e sono sicura che vi piaccia. Quindi non ci lasciamo abbindolare sempre da queste cose super costose solo perché sono super virali. Ma se sono super virali non significa che sono meglio di altre tipo questo. No, semplicemente sono state distribuite, ok, per fare pubblicità. Quindi è normale che se ne parlano in 100, si è più tentati di andarla ad acquistare piuttosto che se non ne parla nessuno. Anche se ho visto un sacco di video con questo, proprio per questo motivo, perché non sempre costoso significa più valido. Quindi mettiamo il primer di Essence e poi andiamo a mettere un mascara che non mi piace. Ok, so che sembro stranissima adesso perché le mie ciglia sono bianche e l'ho messo anche sulle ciglia inferiori. La cosa fondamentale dei primer per le ciglia è aspettare, un po' come quando mettete la colla per ciglia finte. Aspettate un po' e poi mettete il mascara, altrimenti il bianco si unisce col nero e poi vi ritrovate quella sorta di grigio scuro che sinceramente non è bello da vedere. Fate sistemare un po' la situazione e poi mettiamo il mascara. Ok, è passato il tempo necessario e come vedete il mascara non è più così bianco, cioè il primer che ho messo non è proprio bianco come prima. Davanti a me ho due mascara, uno che è finito purtroppo ed è il Telescopic di L'Oreal, questo con lo scovolino piccolino. Questo è quello, diciamo, originale. E poi ho il mascara che non mi piace, cioè questo di Astra, First Reaction Volume. Questo mascara non mi è, cioè, o meglio, inizialmente mi piaceva, ma poi vi ho detto che col tempo e con l'utilizzo non mi piace perché fa troppi grumi, è difficile da stendere. Va lavorato tantissimo per ottenere un bell'effetto, insomma, un mascara che mi fa perdere solo tempo per ottenere un effetto che vado a ottenere sicuramente con mascara più validi. Quindi che cosa faccio? Di solito, non solo con questo, quando non mi piace un mascara, trovo lo scovolino che mi piace. Perché a volte mi rendo conto che è proprio lo scovolino che non va bene, non è tanto la formula, o comunque quella formula con un altro scovolino dà un altro effetto. E questo sto facendo oggi. Quindi vado a utilizzare lo scovolino di L'Oreal con il mascara di Astra, scovolino che ho lavato peraltro. Quindi lo vado a intingere bene nel mascara. E ora stendo il mascara sul primer. Quindi il fatto anche che io non sia, che non abbia gli occhi truccati, vi fa vedere meglio l'effetto del mascara. Vado a fare la prima passata. Cioè, riuscite a vedere la differenza? Una mezza passata ho fatto e già il risultato è questo. Quindi faccio anche l'altro occhio e le ciglia inferiori e poi faccio la seconda passata.
Quindi questo è il risultato con una passata. Faccio la seconda, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Questo è il mascara con la seconda passata. Quindi direi che va benissimo così. Questo quindi è il look di oggi. Come vedete, anche se non ho truccato gli occhi, con un mascara che dà l'effetto ciglia finte, comunque riuscite a ottenere un bel look anche per gli occhi, anche perché c'è un rossetto importante, nel senso proprio di colore. Quindi puntate sul rossetto, magari se non volete puntare sugli occhi. Spero che il video vi sia stato utile, perché anch'io faccio queste cose, insomma, utilizzo questi trucchetti per poter usare quei prodotti che non mi piacciono molto e che però mi dispiace lasciare nel cassetto. Quindi fatemi sapere se volete qualche consiglio utile anche per il look occhi, quindi per ciò che riguarda gli ombretti e i primer occhi, così magari ne faccio uno a parte. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!